Allora, i punti principali sono, allora, per quanto riguarda il lavoro, l'agevolazione fiscale alle attività produttive che intendono aprire una nuova attività a costato e supporto di quelle che già ci sono. Partecipazione sistematica ai bandi europei, che anche lì possiamo avere dei finanziamenti per poter fare dei corsi di formazione e anche per riqualificare eventualmente la forza lavoro oggi inoccupata, potenziamento della rete internet. Per quanto riguarda un secondo punto è la famiglia, quindi potenziamento dei servizi offerti già dal centro incontro e quindi istituire anche un caffè Alzheimer e istituzione di una residenza protetta per anziani autosufficienti. Programma di educazione più corretto per un più corretto stile di vita per i cittadini e incentivazione al ripopolamento della città mediante stimolo all'occupazione e regolare eventualmente gli immobili sfitti, potenziamento dell'attività dei centri estivi che oggi a costato sono un po' carenti. Per la scuola, censimento dello stato effettivo di salute delle strutture scolastiche che hanno avuto in questi anni un po' di problemi, individuazione in concerto con la provincia e con i vari enti che se ne occupano di aree di sviluppo per il liceo scientifico che oggi mancano di alcune aule e sono un po' dislocati per via in giro per la provincia, assegnazione di 3 borse di studio per studenti militari di Cossato che copra tutto il percorso di studio universitario e istituzione del consiglio comunale per i ragazzi, questa volta i ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, funziona in molte parti d'Italia, è una cosa interessante anche per avvicinarli alla vita politica della propria città. Allora, noi siamo comunque in linea di massima, la nostra lista è predisposta all'apertura, per cui la nostra idea è comunque di interfacciarci con gli altri organi amministrativi per poter riuscire a eventualmente condividere dei progetti piuttosto che anche eventuali fusioni che non siamo contrari. Ecco. I nostri punti del programma evidenziano proprio la volontà di migliorare la qualità della vita dei cittadini, l'attrattività, l'incentivazione, la libera iniziativa al commercio e alle start-up. Nel nostro programma Cossato 2024 è tutto ben specificato, le azioni che vorremmo portare come governo, della città. E è vero che c'è comunque un problema a livello anche biellese, anche come Biella, e la nostra idea è quella nel nostro programma comunque che abbiamo pubblicato, ci sono tutti i punti per poter cambiare rotta, diciamo così. Allora, come comune, il trasporto pubblico locale è gestito a livello regionale, per cui come comune non può fare più di tanto direttamente, può comunque creare dei tavoli di lavoro con le ferrovie italiane, quindi per eventualmente ripristinare la Biella Milano, che è uno dei grossi problemi, dove comunque Cossato, essendo anche il secondo comune del Biellese, comunque molto interessato, e eventualmente anche ragionare un po' con ATAP per capire se ci sono delle possibilità di collegare maggiormente la città con il resto della regione.